Care amiche e cari amici, anche se c'è chi spera di non vedermi ma continua a navigare su questo canale YouTube, oggi desidero parlarvi della follia del panettone. Chi vi parla è un appassionato e conoscitore del panettone, o meglio dei lievitati. Ad esempio, nel video precedente con la canzone È nato si dice di Pierangelo Bertoli, dice si scopre che c'è il panettone. E per i più attenti e le più attente, qualcuno ricorda che il 27 novembre 2020 ho caricato il video YouTube È il panettone, dialetto veronese. E l'anno prima, il 24 marzo 2019, dove nella copertina si vede la colomba pasquale del video Come distruggere silenziosamente gli artigiani sulla terra piatta con le colombe, questo video ve lo consiglio perché capiremo come agiscono le normative imposte che vanno contro il buon senso e contro il benessere degli esseri umani. Qualcuno dirà, ma cosa vuoi che sappia un terrapiattolaro sul panettone? Ma si sbaglia e vi spiego perché. Oltre un decennio fa ero solito, il sabato, dopo le festività natalizie, ad andare al mercato di Caprino Veronese, dove mi fornivo di pandori e di panettoni con prezzi di svendita. Adoravo inzuppare il pandoro nel latte per colazione, ma ahimè, la pancia cominciava a brontolare e non smetteva fino all'ora di pranzo. Ho raccontato questo ad un amico chef, il quale mi ha spiegato che la causa non erano né il panettone né il pandoro, ma i loro ingredienti chimici. Mi ha regalato un panettone che era stato presentato alla manifestazione di Re Panettone a Milano. Meraviglia! Il mio stomaco non si lamentava più, ma il panettone, che non era di quelli che si trovano in tutti i supermercati o che si vedono continuamente nelle pubblicità, era troppo buono. Sentori bilanciati, struttura morbida, sapore di burro, canditi superlativi, alveolatura diversa, soffice, insomma, una cosa mai gustata prima. Ho iniziato così a documentarmi sulle aziende che venivano premiate da questi enti, dove i giudici erano esperti pasticceri, non come quelli che non sanno nulla di lievito madre ma fanno le recensioni sul tubo. Sono anche andato a visitare laboratori, come quello che state vedendo adesso, per capire come vengono prodotti i panettoni artigianali, scoprendo che la durata di un ottimo e vero panettone è brevissima. È di soli 10-15 giorni al massimo. Quindi? A Verona i dipendenti stagionali delle aziende più famose iniziano la produzione dei pandori a settembre, ovvero 90 giorni prima delle festività. Perché questo video? Semplicemente perché incuriosito dal tubo sto vedendo cose inaudite. Canali con migliaia, se non milioni di iscritti che postano video orripilanti, personaggi incompetenti, con la mancanza totale della conoscenza di base della pasticceria, completamente incapaci, massaie che pur di postare il panettone fatto in casa mostrano risultati di panettoni senza alcuna struttura. Addirittura c'è chi fa il panettone senza l'uso di una semplicissima impastatrice. Giusto perché lo sappiate, non si può fare. O meglio, quello che esce dal forno non ha e non avrà nulla della tecnica di produzione di un vero panettone come questo che vedete che ha vinto diversi premi a Re Panettone. Prezzo? 37 euro per un prodotto a livello artigianale. Altro che panettoni stellati che costano 55 euro solo perché sono commercializzati da chef celebri. Ho detto commercializzati perché nemmeno li fanno loro e nemmeno li sanno fare. Ma le amebe credono che un pandoro della Ferragnette di 9,90 euro sia ottimo, mentre vale meno di un pandoro da 3 euro del supermercato. E andiamo a vedere alcuni particolari. Qui vediamo il pandoro dopo la lievitazione e qui dopo la cottura. Non si è praticamente alzato di un millimetro. Vediamo come dovrebbe crescere un vero pandoro. Qui vediamo il pandoro dopo la lievitazione. E qui dopo la cottura. Avete notato qualche differenza? Se la risposta è no, lasciate il canale e tornate fra i credenti. Altra piccola chicca, un canale con oltre 7 milioni di iscritti. Osservate la tecnica di glassatura, oltre al particolare dei due panettoni con lievitazioni assolutamente diversi. E questo è il risultato finale dopo la cottura. Andiamo a vedere la glassatura italiana fatta da uno chef pasticcere italiano. E questo è il risultato finale dopo la cottura. Bene, state bene e passate momenti sereni tutti i giorni.
non solo quando lo decide il sistema. Un abbraccio, Dino.